And learn from my mistakes. Welcome to the world, every boy, every girl. This is your life, your big adventure, and your ticket is free. They send you to school. They're gonna teach you the rules. You'll find out things are not quite what they seem. Take it from me, the book they. And learn from my mistakes. Gotta, gotta do what it takes and learn from my mistakes. Welcome to the world, every boy, every girl. This is your life, your big adventure, and your ticket is free. They send you to school, they're gonna teach you the rules. You'll find out things are not quite what they seem. Take it from me, the book they. Takes and learn from my mistakes. Welcome to the world, every boy, every girl. This is your life, your big adventure, and your ticket is free. They send you to school, they're gonna teach you the rules. You'll find out things are not quite what they seem. Take it from me. The book, thing. Mistakes Welcome to the world, every boy, every girl. This is your life, your big adventure, and your ticket is free. They send you to school, they're gonna teach you the rules. You'll find out things are not quite what they seem. Take it from me. Allora, momento che... Momento che... Correggo la dicitura perché... Per qualche motivo viene sempre il nome di... Mia Buongiorno a tutte e tutti e grazie per essere qui. Oggi è la giornata mondiale di azione per il clima e in questo momento in tutto il mondo Fridays for Future organizza manifestazioni, eventi, webinar come noi per parlare di crisi climatica e ambientale, anche per sensibilizzare le persone e per fare pressione sulla politica di ogni paese. L'emergenza climatica è la sfida più grande che l'umanità si sia mai trovata ad affrontare. Ma delle azioni necessarie per trattarla in quanto tale non si vede neppure l'ombra. I leader in tutto il mondo, di ogni schieramento, continuano a fare promesse e spendere belle parole, senza però passare all'azione. E in più, nell'attuale situazione sanitaria, sociale ed economica, eh, il clima fatica a trovare lo spazio che merita. La verità però è che è tutto collegato e non possiamo permetterci di pensare a questa pandemia come slegata dalla crisi climatica e ambientale. Più crisi, una soluzione. E la soluzione si chiama transizione ecologica. Basta false promesse. Oggi tutto il mondo manifesta sotto questo motto. Sappiamo che il tempo rimasto a disposizione dell'umanità per riuscire a evitare le conseguenze peggiori dei cambiamenti climatici è molto poco, e lo dice la scienza. Il nostro movimento è nato due anni e mezzo fa seguendo l'esempio di Greta Thunberg. Anche qui a Forlì e in tutta Italia si sono creati gruppi di attivisti motivati che si informano e a loro volta informano i propri concittadini in modo rigoroso e scientifico, cercando di creare un'opinione pubblica che spinga e orienti le scelte politiche a tutti i livelli. A volte ci fa sorridere pensarlo, ma più che essere un movimento ambientalista potremmo quasi definirci un movimento egoista. Questo per il semplice motivo che qualsiasi cosa facciamo oggi avrà un impatto sul mondo in cui tutti noi, soprattutto i più giovani, vivremo per i prossimi 50, 60, 70 anni. Per questo dedichiamo un po' e a volte un po' tanto del nostro tempo libero a questa causa, dettagliandolo tra studio, lavoro, relazioni, amici. È un investimento per il nostro futuro. Pensando noi stessi, infatti, pensiamo al mondo intero. Bene, ora sono molto lieta di presentarvi il primo ospite di, di questo webinar. Eh, ricordiamo che potrete fargli domande attraverso la chat di YouTube o anche sulla nostra pagina Instagram, quindi nelle, nelle storie, eh, ma le leggeremo alla fine. Um, si definisce poeta parlante, è attore, youtuber e scrittore di successo, come ha dimostrato anche il suo ultimo libro che dieci giorni prima dell'uscita era già in ristampa. Il libro si intitola Bomba atomica, ma lasciatemi dire che atomica è anche la sua capacità di stregare chiunque lo ascolti mentre recita un suo monologo o mentre racconta in un suo video perché la plastica sia stata creata per salvare gli animali, pensate. Lui è Roberto Mercadini e oggi reciterà per noi un monologo inedito. Buon ascolto. Eccomi. Allora, io sì, sono un salto in banco, quindi uso le armi dell'ironia e del paradosso e quindi dico così, dico basta, basta con questa ipocrisia, con questa stupidaggine che non c'è un pianeta B, non c'è un altro pianeta. Ma cosa, cosa vuol dire che non c'è un altro pianeta? Ma lo facciamo un altro pianeta? E eh, lo facciamo? E cosa ci vuole? Si fa. No, il mondo è una palla di roccia di 5 milioni di trilioni di chili, ma vai, poi la metti lì, la metti lì nello spazio, da, da qualche parte, c'è tanto spazio nello spazio, l'importante non metterla vicino a un buco nero che poi... Up, Ecco, però una volta che tu hai fatto un secondo mondo, così se ci vai ad abitare ti accorgi che come dire, la situazione, non dico cupa, però un po' malinconica. Nel senso che è freddo ed è buio: è freddo che circa 273 gradi sotto zero è freddo. Allora dici: vabbè, è chiaro, non puoi fare solo il mondo, devi fare anche. Il Sole, quindi fai un Sole, il Sole è una bomba atomica a fusione nucleare perenne, di 1.400.000 km di diametro, e la metti lì. La fai, la fai e la metti lì. Lì, lì, alla distanza terra-Sole. No? 150 milioni di chilometri. Ecco, una volta che tu hai fatto il Sole, vedi che continua a esserci un problema. È buio ed è freddo cioè, continua a essere buio continua a essere freddo allora in che senso è buio nel senso che il cielo è nero si vede il sole uh, che brilla come una gigantesca luna c'è una sorta di chiaro di luna fortissimo però i luoghi che sono in ombra sono di totale oscurità cioè in una ipotetica spiaggia ok Quei due che giocano a racchettoni sotto il sole, li vedi. Quello che legge il giornale sotto l'ombrellone non lo vedi. Percepisci la sua presenza dal fatto che lui esprime la sua deprovazione, perché non riesce neanche a leggere il giornale, okay. Per quanto è totale e assoluto il buio. E poi è freddo: è freddo nel senso che la temperatura media è 18 gradi sotto zero, e tu dici, vabbè. Vabbè, comunque molto meglio di prima che era 273 gradi sotto zero. Adesso tu si vede che il sole l'abbiamo messo troppo lontano. Se tu lo sposti, tu me lo, me lo avvicini un po', vieni, vieni con sole, vieni con sole, ti, faccio, ti faccio segno io quando devi fermare, vieni col sole, sole, vieni con sole, vieni con sole, vedi che c'è spazio, non conta niente. Non conta niente. Lo puoi portare avanti e indietro quanto ti pare il sole, non risolve il problema. Perché anche se riesci a portare la temperatura media alla Punto ideale, se la temperatura media si verifica soltanto in un francobollino microscopico di suolo, non hai risolto il problema. Potresti ottenere la situazione che hai, per esempio, sulla Luna dove la temperatura media è perfetta 15 gradi. Però il problema è che la temperatura massima è 120 gradi e la temperatura minima è 240 gradi sotto zero. Cioè, invece di 273 gradi sottotero, 240. Cioè, praticamente è simile a quando il Sole non c'è a temperatura minima. Allora, cosa manca? Cos'è che c'è sulla Terra e non c'è sulla Luna? E bisogna mettere anche nella nuova Terra, nel nuovo mondo, per renderlo vivibile. Cos'è? che può rendere l'atmosfera non più cupa, non più malinconica. Questa cosa fondamentale per cambiare l'atmosfera è l'atmosfera. Questa cosa che non percepiamo, qui non pensiamo perché siamo ne, ne siamo circondati, ne siamo immersi, ma l'atmosfera è una immensa macchina che anche se noi vediamo uniforme ha un funzionamento sofisticatissimo è fatto a strati noi siamo nello strato più basso che si chiama troposfera dove accadono le cose e questo l'atmosfera fa sì che fa sì che il cielo sia azzurro che è un fenomeno interessante ma adesso lo lasciando da parte se no arriviamo stasera. Questo fa sì che la temperatura media si distribuisca e quindi si uniformizzi, non ci siano più questi picchi. È un fenomeno interessante di questo, ma lo mettiamo da parte, ma soprattutto la presenza dell'atmosfera fa sì che la temperatura media si alzi dai 18 gradi sotto zero ai 15-16 gradi. Cioè, in un certo senso, in un certo senso, potremmo quasi dire che non è direttamente il Sole che rende luminoso il cielo, che rende tiepi dalla terra è l'atmosfera l'atmosfera è una macchina termica a energia solare può sembrare assurdo detto così però in realtà è un po' come dire non è l'elettricità che ti cuoce la crostata l'elettricità di per sé da sola nuda e cruda al massimo te la folgora la crostata te la incenerisce è il forno che ti cuoce la crostata il forno è una macchina a energia elettrica allora vediamo il funzionamento di questa macchina così sofisticata e così affascinante. L'atmosfera come fa ad aumentare la temperatura media? <ride> interessante, interessante. Allora, di cosa è fatta l'atmosfera? Dunque c'è cioè, un 78% di azoto. Cioè, ah, è quello, è quello che. No, non c'entra niente, la mettiamo da parte. C'è oltre il 20% di ossigeno, Hai ah, l'ossigeno, è l'ossigeno che scalda. L ossigeno non c'entra niente, lo mettiamo da parte. Poi c'è l'1% di argon, ah è l'argon, è l'argon che. L'argon non c'entra niente, lo mettiamo da parte. Cosa rimane? Rimane lo 0,036% di altre sostanze. 0,036%. Lì. Ci sono i cosiddetti gas serra. Lì ci sono le molecole responsabili del riscaldamento. Sono l'anidride carbonica, il vapore acqueo, il metano. I principali sono questi, poi ce ne sono altri. Bene. Questi gas sera interagiscono col sole. Ce l'hai presente il sole, ce l'hai presente la luce, ce l'hai presente tutte le radiazioni dell'arcobaleno, rosso, arancione, giallo, ecco, non c'entrano niente, le metti da parte. Poi oltre a queste radiazioni ci sono per esempio i raggi ultravioletti, quelli a più alta energia. Ce l'hai presente? Ecco, non c'entrano niente, li metti da parte. Le uniche radiazioni che interagiscono con le molecole dell'atmosfera sono una banda ristretta di raggi infrarossi, cioè radiazioni che non si vedono e quelle che sono a più bassa energia rispetto a quelle dei colori. Cosa accade? Accade che i gas serra assorbono l'energia di questa frazione dello spettro delle onde elettromagnetiche e trasformano l'energia in energia cinetica, si muovono più rapidamente e muovendosi più rapidamente aumentano, uh, aumentano l'agitazione la, 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 e trasmettono la, questa agitazione alle altre molecole dell'atmosfera, tutte, non solo quelle di gas tutte. Così aumenta la temperatura dell'atmosfera perché la temperatura è esattamente questo, è la velocità con cui si agitano le molecole. Ora c'è un punto, c'è un punto, c'è un concetto da tenere presente, due parole, equilibrio termico. Quando è che una macchina termica è in equilibrio termico? Quando l'energia che riceve è uguale all'energia che esce da lei. Bene, noi siamo su questa macchina, in questa macchina, che è la macchina più grande del mondo, che è il mondo. È il mondo circondato dalla sua atmosfera. Sta accadendo che assorbiamo più energia di quello che cediamo. Perché? Mm, perché stiamo alterando la composizione dell'atmosfera. Rilasciamo anidride carbonica, rilasciamo ossido nitroso, rilasciamo esafluoruro di zolfo, aumentano i gas serra. Aumenta la temperatura, all'aumentare la temperatura succedono anche altre cose. Succede che aumenta la concentrazione di vapore acqueo, ma il vapore acqueo è un gas serra. Quindi fa aumentare la, te la temperatura, che fa aumentare la concentrazione di vapore acqueo, che fa aumentare la temperatura, e così via. Capite? Succede anche un altro effetto collaterale. Si sciolgono i ghiacci. I ghiacci ci servono per stare al fresco non perché il ghiaccio sia fresco ma perché il ghiaccio è bianco quindi l'estensione delle calotte polari aiuta a cedere calore fa rimbalzare banalmente la luce meno ghiaccio c'è meno calore cediamo allora insomma il punto di equilibrio si sta spostando accadranno delle cose accadranno delle cose è già in corso in Africa una desertificazione che se aumenterà di proporzioni causerà migrazioni verso il mondo dei ricchi che siamo noi molto più pronunciate di quelle che abbiamo visto finora. L'Artide La, sta diventando navigabile. Se diventa navigabile del tutto cambiano totalmente alcune rotte commerciali perché si può passare dall'Europa alla Cina in due settimane in meno. Quindi cambiano gli equilibri con una trasformazione forse paragonabile soltanto a quella che abbiamo avuto con la scoperta della, del Nuovo Mondo, quando il Mediterraneo è diventato marginale rispetto all'oceano. Cosa succede? Succede che in Canada ora si coltiva il grano in una striscia piccola di terra, 200 km. ma se aumenta la temperatura di 1, 2, 3 gradi, questa striscia aumenterà di molto. Certo, i canadesi ne saranno felici, ma nella parte meridionale degli Stati Uniti, di contro, ci saranno dei problemi nella produzione agricola e nella siccità. Cioè, stiamo andando incontro a un mondo nuovo di equilibri che si spostano. Dobbiamo scegliere o l'esplodere di conflitti terribili o un nuovo paradigma di collaborazione, di cooperazione, di solidarietà. Dobbiamo scegliere perché, vedete, abbiamo spostato gli equilibri, abbiamo in questa macchina su cui siamo disinserito il pilota automatico. Io la, la riassumerei così la questione, abbiamo disinserito il pilota automatico, l'abbiamo fatto apposta, l'abbiamo fatto volendo, si no ma io mi, mi volevo solo grattare la testa, ho urtato contro la leva, eh, ormai l'abbiamo fatto. Quindi dobbiamo mettere le mani sui comandi. E uno può dire, sì, ma cosa c'entro io? Ho 17 anni, ho 16 anni, ho 18 anni, ho 19 anni. Cosa c'entriamo noi da soli? Ma io penso e sono convinto che ognuno possa fare la sua parte, che anche se le trasformazioni grosse sono quelle che vengono dai governi, sono quelle che vengono dalle legislazioni internazionali, è la gente, è il popolo, è anche ciascuno di noi che mette in atto il cambiamento che poi spinge i governi a fare leggi e a prendere decisioni importanti. E se pensate di non poter fare la differenza, ricordate questo, che tutta questa gigantesca trasformazione è dovuta a gas che stanno nello 0,036% di quelli che contengono, di quelli che compongono l'atmosfera e è dovuto a radiazioni che sono Invisibili e con minore energie rispetto a quelle dell'Arcobaleno. Quindi, penso che tutti possiamo fare la differenza. Grazie mille Roberto del tuo intervento, del tuo Grazie contributo. A voi. Grazie mille. E, è il momento di presentarvi il nostro secondo ospite, della cui presenza siamo parecchio onorati. Vi ricordiamo che potete farci arrivare le vostre domande nella chat, soprattutto di Instagram, se riuscite, alle quali poi verrà risposta alla fine. Vincenzo Baltani è professore emerito di chimica all'Università di Bologna e durante la sua brillantissima carriera ha compiuto ricerche nel campo della fotosintesi artificiale e delle macchine molecolari. Peraltro, pro proprio per questo argomento, è stato sicuramente un pioniere, quindi ha svolto ricerche importantissime e innovative. Ed è il motivo per cui possiamo dire che non avrebbe rubato il posto a nessuno se nel 2016 fosse stato tra i tre scienziati insegnati del premio Nobel per la Chimica. Da ormai vent'anni si, si interessa di energia e ambiente, argomenti sui quali ha scritto numerosi libri scientifici e divulgativi. Da sempre ha promosso e si è impegnato nell'assegnare allo scienziato un ruolo importante e propositivo nella società. E quindi non è un caso che di recente, nel 2019, sia stato premiato con il premio internazionale. Primo Levi, Scienza per la Società. È attualmente coordinatore del gruppo di scienziati che prende il nome di Energia per l'Italia, che ritiene sia necessario e ormai inderogabile il passaggio e la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Ed è per l'insieme di tutte queste cose così brevemente illustrate che gli abbiamo chiesto di partecipare all'evento di oggi. E a nome del gruppo lo ringrazio tantissimo per questo. A lei, professor Baltani, la parola. Bene, grazie Giacomo per la presentazione. Sono molto contento di essere con voi questa mattina. Fra l'altro, io sono di Popoli, quindi sono un romagnolo doc come voi. E il tempo è poco, quindi passo. Intanto volevo complimentarmi con Roberto Mercandini perché ha fatto una conferenza veramente bellissima, ma anche scientificamente profonda. Io in qualche modo lo invidio, ecco. Lo chiamerei volentieri a parlare agli studenti dell'università ogni tanto. Quindi adesso io, col tempo che ho, vorrei inquadrare anche il problema da un altro punto di vista, insomma, meno simpatico certamente, forse un po' più scientifico, vediamo. Eh, perché giustamente voi dite che vi stanno rubando il futuro. Eh, perché? Perché proprio con questo cambiamento climatico di cui Mercandina ha illustrato così bene. Insomma, la, la, si tratta di una cosa molto importante questa, no? evidentemente. L'ha spiegato bene ancora Mercandina, il nostro futuro. Allora, come si fa a affrontare un problema importante? Io mi, sono, diciamo, mi rifaccio in qualche modo a Italo Calvino che diceva, se vuoi capire bene le cose importanti, prima di tutto devi guardarle da lontano. Ecco allora, guardiamo da lontano la situazione il mondo in cui viviamo. Con questa foto qualcuno dirà, ma cosa c'entra? Ci sono gli anelli di Saturno, è una foto, vedete, che ha fatto una, una nave spaziale che girava molto lontano dalla Terra. 1,5 miliardi, diceva, la Terra dov'è? E la Terra c'è anche lei, è quel puntino lì. Ah, ma guarda un po', quel puntino lì è la Terra. È interessante questo fatto, perché ci, ci dice tante cose. Ci dice che siamo isolati, in un certo senso. Ci dice che dobbiamo stare tutti su questo pianeta, il pianeta A, appunto, <ride> e questo pianeta, quindi ci stiamo tutti, bianchi, neri, gialli, buoni, cattivi, no? E dobbiamo fare in modo di convivere su questo pianeta. E poi ci dice anche che naturalmente questo pianeta avrà è una situazione fragile, se si rompe qualcosa, come appunto si sta rompendo il clima, eh, il problema è che questo pianeta B non l'abbiamo, eh. quindi dobbiamo stare molto attenti e bisogna che ognuno di noi contribuisca affinché non succedano cose appunto che non devono avvenire. Allora Ecco, eh, con questa foto che direi dovrebbe stare sul tavolo di tutti gli uomini politici, tutti i decisori che capiscono finalmente come siamo messi. E adesso andiamo a vedere un po' più in dettaglio. Perché vedete qui è la Terra, più la luce del Sole che gli arriva, appunto però come diceva giustamente eh, Mercantini non si vede no? nel buio dello spazio, lo vediamo noi sulla Terra. Ecco, allora la Terra, la luce del sole, gli organismi viventi, la materia che sono sulla Terra e costituiscono un ecosistema, costituiscono qualcosa che funziona bene. Funziona bene e la società umana è parte di questo ecosistema. Però lo sviluppo della società umana all'interno dell'ecosistema da una parte è condizionato, non può fare più tante cose, dall'altra però può modificare l'ecosistema stesso. E quello appunto è il disastro che sta accadendo. Quindi quando si parla di sostenibilità ecologica e sociale, si intende il mantenimento dell'equilibrio che permette da una parte alla società di svilupparsi, però senza compromettere l'ecosistema in cui si trova. Cioè le attività dell'uomo sulla Terra devono tener conto di questo fatto, che siamo parte di un ecosistema che guai a cambiare. Ecco, la Terra, appunto, come diceva prima Mercandini, appunto, è una palla un po' grande, no? E tutti gli uomini hanno sempre vissuto su questa Terra viaggiando, senza neppure sapere che viaggiavano, no? Ma fino a un tanto tempo fa, diciamo un secolo fa, non erano poi tantissimi di uomini sono cresciuti molto dopo e poi non erano molto attivi ma dopo appunto siamo cresciuti come numero, ha aumentato moltissimo l'attività dell'uomo e questo ha provocato quello che sta appunto succedendo. Questi sono grafici che fanno vedere appunto l'aumento di velocità dei cambiamenti nell'attività umana. L'uomo si è dato molto da fare, vedete, in tanti campi, intanto la popolazione che è aumentata, poi l'uso delle energie, l'uso dell'acqua e vedete tutti... Questi grafici mostrano che c'è stato un cambiamento circa l'intorno più o meno del 1950. Ecco, allora questo fortissimo cambiamento che è avvenuto negli ultimi 70 anni eh, ha provocato per forza, perché io quando lavoro sulla Terra eh, faccio molte cose e le faccio sulla Terra. Quindi ho provocato una grande accelerazione anche nel cambiamento del sistema Terra. Quindi, appunto, è aumentata la CO2, la temperatura, eccetera, eccetera. Quindi c'è stata un'accelerazione anche nel cambiamento della struttura del pianeta. Ora, eh, gli scienziati dicono che siamo entrati, appunto, su per giù da 70 anni più o meno, in questa nuova epoca che si chiama Antropocene, che vuol dire epoca dell'uomo. È caratterizzata dal progresso della scienza. Che permette di fare tante cose, e dalla disponibilità di energia che poi, appunto, eh, contribuisce a fare. Quindi, senza energia, ci hanno permesso di modificare profondamente il pianeta. L'uomo a questo punto si è quasi, diciamo, inebriato della sua capacità di poter fare di queste cose. E a, a questo punto considera il pianeta come semplicemente un qualcosa che gli dà le cose che a lui servono. Senza contare che però così facendo, modifichi il pianeta. Ecco, quindi studiosi dicono, questa quest Anna Rand, che forse conoscete una filosofa, l'uomo del XX secolo, cioè prima, si era è emancipato dalla natura come quello del XVIII dalla storia. Storia e natura ci sono diventate strane, nel senso che l'essenza dell'uomo non può essere compresa nelle loro categorie. e però ma noi viviamo nella storia e nella natura quindi ci saranno, ci saranno delle complicazioni e infatti quello che è successo è che in questi ultimi 70 anni in particolare è, è avvenuta la degradazione del pianeta rappresentato in vari modi e nello stesso tempo è avvenuto un fortissimo aumento delle disuguaglianze causato dal capitalismo quindi oggigiorno siamo in una situazione di insostenibilità ecologica, che stiamo rovinando la terra, e anche di insostenibilità sociale, perché si vanno, sempre, vanno sempre aumentando le disuguaglianze, come sapete. Fra tutto questo ci è capitato la, pandem la pandemia del Covid-19, che, che non è una cosa però che non centri con le altre due, anzi è figlia appunto dell'insostenibilità ecologica e dell'insostenibilità sociale. Perché la pandemia è la conseguenza dei nostri errori nel rapporto con la natura. Abbiamo usato troppe risorse, deg degradato l'ambiente, cambiato il clima, antropizzato il suolo, cioè cementificato quasi tutto, perdita di biodiversità, abbattimento delle foreste, consumo di prodotti animali, anche selvatici, da qui la pandemia. Quindi questi errori nel rapporto con la natura hanno provocato la pandemia che naturalmente poi si abbatte sempre di più sui paesi poveri. Già molto tempo fa un filosofo aveva detto che stiamo esagerando, aveva detto che è lo smisurato potere che ci siamo dati su noi stessi e sull'ambiente. Sono le mani dimensioni causali di questo potere a imporci di sapere cosa stiamo facendo e scegliere in che direzione vogliamo andare. Cioè lui dice che noi non sappiamo neppure quello che stiamo facendo. E questo è molto importante invece saperlo, perché poi da, da come siamo sistemati, dovremmo scegliere la direzione in cui proseguire. E i due estremi sono distruggere il pianeta o salvare invece il pianeta. Ecco allora che gli scienziati sono molto preoccupati. Questo scienziato dice che il mondo è sull'orlo di un baratro, e poi nel libro cerca di capire come si può fare a evitare questo collasso. La cosa interessante è che questo concetto, diciamo, che il mondo, il mondo è in pericolo, è espresso anche dal Papa, nella Laudato Sì. Infatti, farò vedere qualche frase di questa enciclica, che è molto importante anche dal punto di vista proprio diciamo, eh, scientifico. Allora, il Papa dice: Le previsioni catastrofiche, vedete quello che dice Costituzziato, ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solo in catastrofe. È necessaria una coraggiosa rivoluzione culturale. Il Papa parla di rivoluzione culturale. È indispensabile recuperare i valori distrutti da una sfrenatezza megalomane. L'uomo ha voluto fare troppo. Ecco allora, cerchiamo di capire com'è la situazione. La situazione è che siamo tutti sulla Terra e sulla Terra per vivere ci vuole delle risorse. Dove prendiamo le risorse? In parte le prendiamo dalla Terra. Per fortuna c'è anche una risorsa che viene dall'esterno, la luce del sole. È quella che sistemerà tutto, per fortuna. Ma le altre risorse, quelle concrete, quelle proprio solide, dobbiamo prendere dalla Terra. Allora, siccome il pianeta ha dimensioni finite, cioè è così il pianeta, non è grande quanto voglio io, è così, ha la roba che ha dentro e quindi se ha dimensioni finite anche le risorse che può darci sono limitate. Questo discorso sembra che lo capisca persino un bambino di 5 anni, invece non è, non è valutato, infatti il Papa è costretto a dire l'idea di una crescita infinita. Che tanto entusiasmo gli economisti è basata sul falso presupposto che esiste una quantità illimitata di risorse non è vero le risorse sono limitate guardiamo l'altra faccia della medaglia quando io consumo una risorsa produco necessariamente un rifiuto ecco allora la terra ha dimensioni finite abbiamo detto quella che è e quindi anche lo spazio disponibile per collocare i rifiuti è limitato. I rifiuti non posso mandarli via con un razzo, i rifiuti mi li trovo sempre tutti nella terra, o sulla superficie, o nei mari, o nella famosa atmosfera di cui ha parlato Bercandini prima. No? Quindi l'uomo pensa di essere di fronte, dice papà, a una natura che può essere sfruttata senza problemi, perché gli effetti negativi, Possono essere eliminati. Non è vero, infatti, non è vero. Gli effetti negativi dei rifiuti li vediamo. Alcuni, tutti i rifiuti sono dannosi, alcuni sono velenosi, alcuni, come questa famosa CO2, cambia il clima, eccetera. Allora, tutto dipende dall'energia, perché l'energia è la risorsa più importante per l'uomo. Allora, senza, siccome non possiamo fare nulla senza energia, da dove la prendiamo l'energia? Beh, lo sappiamo com'è la storia dell'energia. Abbiamo cominciato bruciando un po' di legno, molto molto tempo fa, 5.000 anni fa, poi abbiamo continuato, passiamo alle civiltà, ma abbiamo continuato a bruciare legna. A bruciare legna fino a circa 500 anni fa, quando qualcuno si è accorto che c'era una sostanza un po' antipatica, nera, il carbone, che però fornisce più energia del legno, si può andare a temperatura più alta. Allora è che abbiamo cominciato a scavare e usare il carbone. È iniziata, come sapete, la rivoluzione industriale. Ma vedete, cent'anni fa si consumava un po' di carbone, il petrolio ancora non si consumava: 32 tonnellate al secondo di carbone. Petrolio quasi niente, si cominciava appena e metano anche. Ma poi, appunto, in questi pochi anni qui. Abbiamo cominciato a consumare petrolio e metallo. Ecco, e oggi siamo in questa situazione. Nel mondo ogni secondo consumiamo 250 tonnellate di carbone, 1000 barili di petrolio, dove ogni barile è 159 litri, poi, e 105.000 metri cubi di gas. Tutto questo è successo in questi pochi anni dell'antropocene. Siamo quassù. Cosa si può fare adesso? Si può andare ancora più su? No, perché fra l'altro appunto quando bruciamo i combustibili fossili, che siano carbone, che sia metano, che sia benzina, produciamo questa famosa sostanza che si chiama CO2 e che è responsabile del cambiamento climatico. Siccome bruciamo quantità così esagerate di combustibili, produciamo quantità esagerate di CO2, pensate, riversiamo nell'atmosfera mille tonnellate di CO2 al secondo e i secondi passano in fretta allora ecco che questa CO2 provoca è il principale agente del cambiamento climatico allora allora finalmente i politici se ne sono accorti dopo che già da 20-30 anni gli scienziati lo dicevano che bisogna regolare come diceva Marcandini, rimettere le mani sul manubrio perché si è rotto il pilota automatico e quindi vedete qui c'erano i delegati di tutte le nazioni del mondo e, e miracolosamente hanno raggiunto una specie di accordo di massima, cioè hanno appunto riconosciuto tutti che il cambiamento climatico è il problema più, più preoccupante per l'umanità. Se è così, bisognerà appunto... Riprendere il comando. Allora, siccome questa CO2 è causata dai combustibili fossili, si sono dati 30 anni per dire: beh, eliminiamo i combustibili fossili, nel 2050 dovremo finire di usarli. In realtà, la cosa è complicata: bisogna naturalmente, al posto dei combustibili fossili, sviluppare le cosiddette energie rinnovabili, di cui farò un breve cenno. Ma vedete già. Tre anni dopo la conferenza di Parigi hanno fatto un'altra conferenza e gli scienziati hanno detto non, non ci siamo mica, lo diciamo per l'ultima volta, non ci siamo. E quindi anche il, il presidente, il segretario dell'ONU ha dovuto riconoscere che il mondo è fuori rotta, non fa quello che dovrebbe fare. Dovrebbe diminuire l'uso di combustibili fossili, ma in realtà non lo fa. Allora gli scienziati hanno anche fatto vedere questa cartina che un po' impressiona, così finalmente la gente capirà che se andiamo avanti così, come diceva Mercandini, si sciolgono i ghiacci, aumenta il livello dei mari e le zone costiere, quelle basse, saranno tutte inondate. Ecco, allora cosa dobbiamo fare? Eh, siamo qua su, non possiamo aumentare il consumo di combustibili fossili, anzi. Tanto più che sono in, sono in via di esaurimento. Ma poi abbiamo visto che fanno danni alla salute. Non l'ho detto, ma sappiamo che bruciando i combustibili fossili si producono tutte quelle polveri sottili che l'inquinamento, la valpadana coperta, eccetera. Poi causano i cambiamenti climatici. Quindi è chiaro che dobbiamo venire, giù, dobbiamo venire giù e sviluppare queste fonti alternative di energia. Allora andiamo a vedere, ci sono, ci sono, ci sono, sono il sole, il vento e la pioggia. Sono abbondanti, inesauribili, ben distribuite, non pericolose per buono per il pianeta. Favoriranno, favoriranno l'economia? Beh, se ci decidiamo a svilupparle, sì. Colmeranno le disuguaglianze? Sì, ci sono dei problemi però, che poi adesso non so se ho tempo di illustrarli. Favoriranno la pace? Sì, forse, perché non si faranno più le guerre per il petrolio però bisogna discutere anche più in dettaglio. Allora andiamo a vedere un po' queste, almeno alcune di queste eh, eh, energie rinnovabili. Uno l'abbiamo sempre usata, specialmente in Italia, energia idroelettrica. C'è l'oceano, il sole, fa evaporare l'acqua, poi piove, raccolga l'acqua in un bacino, mette una diga, fa uscire dalla diga l'acqua, mette in moto delle turbine, produco elettricità. Bene. La conosciamo, ma ci vogliono delle situazioni, diciamo, orografiche particolari. Non le possiamo mettere, per esempio, qui in Valle Padà. Ma c'è di meglio perché appunto da un certo numero di anni si sta sviluppando l'energia fotovoltaica. Notare che dieci anni fa, quando si stava discutendo se tornare al nucleare, il governo Berlusconi, no? volevano fare quattro centrali nucleari, eccetera, ci furono dibattiti fortissimi e noi che sostenevamo che non c'è bisogno, anzi, il nucleare appunto è dannoso. E, e, e volevamo parlare di sviluppare le rinnovabili, ma non c'è. Adesso però si stanno sviluppando, vedete, all'ultimo di 25% l'anno. Non solo, ma le, queste energie rinnovabili, questa energia fotovoltaica, intanto genera energia oggi già come 200 reattori nucleari. Cioè, anziché fare 200 reattori nucleari in giro per il mondo, la gente ha messo sui tetti i pannelli fotovoltaici, i quali sono diciamo molto, molto eh, scalabili. Cioè, io li posso usare, vedete, in una capanna africana, carico una pila e dopo la notte finalmente si può vedere luce, oppure le posso mettere sul tetto di una grande fabbrica, mi danno l'energia per fare quello che devo fare. Questa è la fonte energetica più importante. Tenete presente che converte l'energia solare in energia elettrica, cioè i fotoni del Sole in elettroni, con un'efficienza del 20%, che è altissima se pensate che la fotosintesi clorofiliana converte l'energia solare in energia chimica, cioè in cibo, con un rendimento minore dello 0,2% quindi c'è un 100 volte maggiore efficienza per il fotovoltaico. andiamo a vedere l'altra energia che si sta sviluppando moltissimo quella eolica quella del vento vedete già negli ultimi anni le dimensioni delle pale eoliche sono molto aumentate ormai sono grandi come la torre Fel perché più si va in alto più grande è più si prende energia anche questa qui si è molto sviluppata e oggigiorno fornisce energia come 300 reattori nucleari. Quindi abbiamo fatto bene a fare queste cose. Allora, gli scienziati dicono, quelli intelligenti, guardate che siamo in un'epoca interessantissima perché stiamo come reinventando il fuoco. Eh, quando l'umanità eh, inventò il fuoco, fu un grande salto nella civiltà. Bene, noi adesso però siamo andati avanti, avete visto prima. Nella civiltà abbiamo sempre bruciato il legno, il carbone, il petrolio e il gas. Abbiamo bruciato tutto quello che si poteva bruciare, che ormai non ce n'è più e poi ci fa tanto male alla salute e al clima. Allora la nostra fortuna sarà che noi, in qualche modo, possiamo reinventare il fuoco attraverso le energie rinnovabili. cioè la civiltà, Lo sviluppo della civiltà sarà, limitato, sarà alimentato dall'energia elettrica perché sia il fotovoltaico, che l'eolico, che l'idroelettrico danno energia elettrica, che è un'energia nobile più del calore con tutte le conseguenze che ne derivano. Ecco, vedete, allora appunto, fotovoltaico, idroelettrico, eolico generano tutta elettricità. Anche questo, ma lasciamo E qualcuno dice "Ma se io volessi un combustibile non posso più averlo". Sì, facilissimo, no? Quando c'è elettricità si fa l'elettrolisi dell'acqua e si ottiene idrogeno e questo idrogeno è idrogeno puro e quindi quando io lo brucio con l'ossigeno mi ridà acqua ma non conviene anche bruciarlo perché se io ho dell'idrogeno che magari mi è servito per immagazzinare l'elettricità con ecco, l'idrogeno si può tornare a avere elettricità con le a combustibili e questo conviene perché tutti i motori elettrici hanno una un rendimento che è da 3 a 4 volte superiore a tutti i motori termici, per cui si va appunto, alle, si va appunto a tutti i treni, le auto, eccetera. Qualcuno può dire: Ma questo cambiamento, cioè dai combustibili fossili ai giri rinnovabili, è possibile? Gli scienziati dicono di sì. Dicono, per esempio: stiamo utilizzando attualmente un po' di nucleare, molti combustibili fossili. Dovremmo diminuire questo consumo di combustibili fossili, sviluppare le energie rinnovabili e potremo benissimo arrivarci. Comporterà dei, dei cambiamenti, certo, ma tutti positivi. Per l'Italia, per esempio, uno studio accuratissimo di scienziati americani. Intanto ci dice che è possibile farlo e noi nel 2050, volendo, potremo trarre tutta la nostra energia, soprattutto dal fotovoltaico, perché abbiamo molto sole, abbiamo anche vento, specialmente sul mare, poi dopo c'è l'idroelettrica, eccetera. Ecco, e le conseguenze di, questi, di, questi, di questo cambiamento sarà positivo, sia dal punto di vista economico, perché se non altro perché la gente non si ammalerà più per l'inquinamento, il cambiamento climatico non ci sarà più, non ci saranno più danni, quindi ci sarà un saldo positivo anche economico e anche occupazionale, che è la cosa importante, perché passando dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, naturalmente si perderanno i posti di lavoro della gente che lavora appunto nel petrolio, nel metano, eccetera, ma ci sarà lo sviluppo di un numero molto maggiore di posti di lavoro nelle energie rinnovabili, quindi un bilancio positivo. Facciamo questa transizione o no? Eh, qui, questo giornale, di qualche anno fa, racconta bene com'è la storia. Energia, il futuro è già presente, cioè le energie rinnovabili, ma il passato non vuole passare. Il passato che non vuole passare in Italia è lì. Che naturalmente va anche a trivellare l'Artico e, comunque, trivella tutte le zone dell'Africa con tutte le conseguenze di cui si è parlato in questo giorno. Siamo stati. Quindi, qui bisogna convincere l'ENI, che fra l'altro è una compagnia statale, a dedicarsi alle energie rinnovabili. Ma non c'è niente da fare. Tutte le compagnie petrolifere non sono affatto d'accordo sul fatto. Ah, fra l'altro incidentalmente si dipingono di verde greenwashing no queste compagnie petrolifere per esempio l'ENI addirittura ha messo in, gi in giro un combustibile presentato come verde ma è semplicemente un disinquinante dopo che si è fatta la muta. tanto per dire che a livelli siamo eh? poi dopo ecco cosa succede che noi oggi stiamo qui nel 2020 stiamo consumando del gas del carbone del petrolio. E nel 2050, secondo la conferenza di Parigi, dovremmo fare questa traiettoria qui, abbandonare i combustibili fossili. Ma le compagnie petrolifere dicono: no, no, no. noi faremo questa, questa traiettoria qui. Ma come dice, ma allora continuerete a produrre anidride carbonica? Eh, ma si sì, dice, ma si può benissimo continuare a produrre anidride carbonica, magari un po' meno, perché si può fare perché si può. Si può catturare catturare la CO2 che esce dai camini, catturare questo metodo CCS di cui si parla molto, specialmente qui vicino a Ravenna. No? Questa cattura e immagazzinamento della CO2, eh, secondo loro è possibile. Quindi, secondo loro è possibile continuare a usare i combustibili fossili vedete, fino al 2100, eh, invece, questo qui non è assolutamente. Questa è una tecnica che non ha senso, non ha senso, e che è fatta così. Io dovrei andare in cima ai camini di tutti quello che esiste che emettono CO2, che sarà anche possibile nelle industrie grandi, ma la CO2 che esce dalla mia automobile sarà difficile andare a catturare. E poi, non solo, ma per catturare questa CO2 deve essere catturata. Per essere catturata, deve essere sciolta in dei liquidi. Questi liquidi costano da essere rigenerati, poi deve essere alla fine indirizzata sottoterra, sottoterra per essere immagazzinata, perché non sappiamo cosa farcene, e guai se esce da sottoterra, questo è un problema. Allora si capisce che questa tecnica, appunto, è semplicemente diciamo, un pretesto per andare avanti a consumare i combustibili fossili con questa promessa di riuscire a catturare in realtà. Questa tecnica è molto indietro e anche recentemente in America uno stabilimento che avevano attivato tre anni fa l'hanno chiuso perché non ce la fanno, non ce la fanno non solo, ma per immagazzinare l'idea carbonica bisogna mettere in moto altre apparecchiature che devono appunto prendere questi fumi, trattali eccetera, e queste altre apparecchiature consumano anche loro combustibili fossili. Quindi devo scavare ancora i combustibili fossili, quindi se ne consumeranno sempre di più. Va bene, io penso che naturalmente eh, il mio tempo ormai sarà eh, finito e quindi io sostengo che bisogna che voi insistiate, perché agli scienziati non danno retta a voi un po' di più, specialmente se poi appunto si ha una giornata come oggi in cui in tutto il mondo si parla di questo problema. Eh, grazie tanto. Grazie a lei. Bene, grazie mille professore. E siamo giunti alla fine di questo webinar. Ringraziamo il professor Vincenzo Baltani e Roberto Mercadini per i loro interventi e per il loro prezioso impegno sociale di supporto alla nostra causa. Eh, grazie anche a tutti gli studenti e tutti i docenti che hanno partecipato, saltando le lezioni, è un gesto molto importante per noi. Grazie alla regia di Riccardo, un attivista del gruppo che da dietro le quinte ha gestito tutto alla perfezione. E infine vorremmo ringraziare il Comune di Forlì, in particolare l'assessore Casara, per aver patrocinato questo evento. Noi di Fridays for Future Forlì speriamo che questo webinar abbia aumentato in voi la consapevolezza e la sensibilità nei confronti della crisi climatica. E, eh, ci teniamo a ricordarvi che questo movimento in tutta Italia è aperto a tutti chiunque può contattarci e partecipare alle nostre riunioni anche solo per curiosità ogni contributo è fondamentale e quindi vogliamo invitarvi a far parte della nostra causa ora salutiamo chi si deve scollegare e con chi rimane ascoltiamo le risposte dei nostri ospiti alle domande ricevute Ok, possiamo passare alla prima domanda per il professor Balzani. Eh, allora, in generale cosa ne pensa delle idee del governo attuale sulla transizione ecologica? Eh, secondo lei è la direzione giusta e a livello internazionale ci sono stati eh, alcuni passi avanti, anche se eh, sempre piccoli, eh, come il Green New Deal. A livello europeo oppure il piano di, for di eh, forestazione in Cina eh, per invertire il processo di desertificazione del Gobi. Cosa ne pensa? È, è sicuramente un punto, sono comunque dei passi in avanti, ma sono abbastanza secondo lei? Dunque, eh, comincio da, dalle foreste. Eh, le foreste sono una piccola cosa, cioè ci vorrebbero un troppe foreste, quindi non avremmo più terra se volessimo, essere, se volessimo contribuire in modo determinato. Comunque, meno una foresta che cementificare. Il Green New Deal è una cosa magnifica, basta che però adesso sia messo in atto conseguentemente. Allora, da noi questo Green New Deal farà funzionare questa transizione ecologica, che naturalmente sulla carta è perfetta. Fra la federazione ecologica richiede prima di tutto la transizione energetica dai combustibili fossili alle rinnovabili, poi, richiede il passaggio dall'economia lineare all'economia circolare, e poi, secondo me, richiede anche un altro passaggio di cui si parla poco <coughs> e che è il più difficile: richiede il passaggio dalla, eh, dal consumismo alla sobrietà. So benissimo che sobrietà è una parola poco popolare. Però dovremmo convincerci, perché la Terra è quella che è, è, fatta così. Quindi, a parte i combustibili fossili, è quella che è, le risorse sono quelle che sono, e le risorse della Terra sono limitate, tutte, sono tutte limitate. Quindi, anche quando io adesso vado a sviluppare le energie rinnovabili, per esempio le paleoliche, faccio per dire: trovo che per fare una paleolica che funzioni bene, ci vogliono dei magneti buoni. I magneti buoni si fanno con un elemento che si chiama neodimio. Forse avete visto parlare con qualcuno di neodimio. Ma sto neodimio che cos'è? È un elemento che purtroppo fa parte di una famiglia che si chiama le terre rare e questo dice già qualcosa. Conclusione, il neodimio, per fare le paleoliche, in Italia c'è? No. In Europa c'è? No. Ah, dice allora, che c'è La Cina. Ce l'ha tutto la Cina. Ah, ma guarda un po'. Infatti sono così contenti i cinesi di avere il neodimo, gli hanno fatto anche una statua, tanto per dire. Allora, se noi vogliamo fare le paleoliche, dobbiamo prendere il neodimo dei cinesi. Dice, ma noi cosa andiamo a Daremo qualcos'altro ai cinesi, no? Daremo i tortellini, faccio per dire. Cioè daremo delle cose che a loro daremo, faremo vedere le nostre belle opere. Questo per dire che... Non c'è niente da fare, anche se passiamo alle energie rinnovabili, bisogna poi limitare il consumo di energia. Ma di tutte le risorse, e fra l'altro, le risorse sono mal distribuite. Perché ho detto non ci sarà la guerra per il petrolio, ma magari ci sarà per il neodimio se non andiamo d'accordo. Allora, allora, il messaggio fondamentale, che poi è quello del Papa: andiamo d'accordo, nessuno si può salvare da solo su questa terra. La, la questione dell'Italia, poi se faremo bene o no quella transizione, purtroppo ho visto delle anticipazioni non tanto piacevoli. Ho visto che il nuovo ministro ha parlato di che la vera energia rinnovabile è il nucleare, il nucleare di fusione. Nucleare di fusione è una cosa che, non, che sono già 70 anni che diciamo che verrà fra 20 anni e adesso diciamo ancora che avverrà fra 20 anni ma andremo avanti ancora perché è un'impresa e come fare come diceva Mercandini, il sole sulla terra <ride> Qual è il problema e quindi non ci sono i materiali eccetera quindi non possiamo sperare di arrivare a questa fusione nucleare non parliamo neanche della fissione fusione nucleare e quindi dobbiamo noi fare la transizione con le energie rinnovabili. Questo comporta quindi non andare a, a pensare cose impossibili. però qui c'è un, un lato negativo. Perché si dice: quando avremo il nucleare eh, da fusione, avremo un sacco di energia, ci faremo un sacco di idrogeno verde. Cos'è l'idrogeno verde? L'idrogeno verde è quello prodotto dall'elettrolisi dell'acqua perché è idrogeno puro e l'idrogeno può servire per immagazzinare energia elettrica per fare tante cose l'idrogeno verde però appunto adesso se vogliamo farlo dobbiamo farlo dall'energia elettrica ma l'energia elettrica conviene usarla così com'è quando c'è capito se proprio non posso ne ho troppa allora lo immagazzino come idrogeno Sta storia dell'idrogeno verde purtroppo eh, fa capire che qui siamo entrati ancora una volta con qualcuno che ci ha voluto mettere il naso, cioè che è Eleni, perché loro vogliono fare l'idrogeno blu. Dice: Ma sti idrogeno che non ha neanche un colore perché adesso è verde e blu? Poi dice che è grigio, qualcuno dice che è nero perché a seconda da come lo si fa. L'idrogeno blu sarebbe quello fatto, come ho detto prima, continuando a usare i combustibili fossili immagazzinando la CO2, allora avresti idrogeno l'idrogeno quando lo brucio con l'ossido mi dà acqua o quando lo metto due, con una pila combustibile mi dà energia elettrica ma allora se, se infiliamo questo idrogeno blu eh, eh, ci troviamo a dover immagazzinare questa CO2 ma immagazzinare la CO2 è un'impresa che non ha senso insomma la cosa migliore è andare avanti con le energie rinnovabili e risparmiando quello che c'è da risparmiare e condividendo quello che c'è da condividere. Grazie. Ok, intanto grazie mille per questa risposta esaustiva. Passo a un'altra domanda, sempre dal pubblico dei nostri social, e eh, collegandoci sempre alla transizione rinnovabile. Ci chiedono come si potrebbe conciliare l'invadenza delle pale eoliche e anche eh, dei pannelli fotovoltaici con il rispetto dell'ambiente e l'impatto della fauna. Allora, l'impatto della fauna credo che sia minimo, cioè per i fotovoltaici è minimo. Anche le pale eoliche, quelle più grandi, girano molto lentamente sono grandi, grandi. quindi. Okay, okay. Ci sarà anche un po' di impatto nella pannella, ma Questo direi allora. Prima di tutto, evitiamo che la gente vada a caccia, ecco, tanto per dirne uno. Quanto invece eh, alla, rispetto all'ambiente, è importante. Io non posso mettere i pannelli fotovoltaici sui tetti della chiesa di San Petronio no? a Bologna, cioè, bisogna, ma non c'è bisogno di farlo. Questo è il fatto perché i pannelli fotovoltaici li devo mettere sui capannoni, li devo mettere sui parcheggi, li posso mettere da tante parti. Ecco. E qualcuno dice, li ho visti anche sui campi e mi ha dato grande fastidio vederli sui campi. Va bene, ho capito, sono poco belli sui campi, però dico due cose. Primo, rispetto alla fotosintesi clorofilliana, i pannelli fotovoltaici sono 100 volte più efficienti se vuoi avere energia. Quindi, siccome molta gente fa l'energia con le, i prodotti dell'agricoltura, i biocombustibili, no? Quattro, ma a casa mia, è pieno di grano turco, che però le, le persone non mangiano più le mucche neanche, lo bruciano per fare energia. Allora, se brucio un prodotto del campo per fare energia, molto meno su quel campo metto i pannelli fotovoltaici. Ma c'è di più: Oggi oggigiorno i pannelli fotovoltaici si possono mettere sui campi, ma non appoggiati ai campi. Si mettono su pali alti 2-3 metri e si mettono inclinati. E così facendo si è visto studi di un importante centro tedesco che migliora anche il rendimento di quello che io pianto nel campo. Cioè metto i poteri fotovoltaici senza danneggiare il campo e raccogliendo l'energia. Quindi se si vuole, si può fare. Quindi non, non, non ci sono scuse, insomma. Oddio, <ride> sembra che prendo scusa. Ma non ci sono Oggigiorno, fotovoltaico e eolico ci permettono di ottenere energia elettrica ai costi più, più bassi che sono nel mercato. E quindi mettono fuori mercato tutto il resto. Ma cosa succede? Che abbiamo ancora delle centrali a carbone e allora già che le abbiamo dobbiamo continuare a usarle perché se no ci sono delle penali. Abbiamo della produzione di energia elettrica col gas, delle centrali a gas che le hanno fatte perché, eh, perché con il fotovoltaico di notte non c'è il sole e allora ci vorrà pure qualcuno che faccia l'energia elettrica anche di notte. Va bene. Però anche qui si può risolvere in vari modi. Intanto l'energia elettrica si può accumulare anche in grandi quantità, per esempio come idrogeno. Poi si può accumulare in quantità più piccole delle batterie. E poi soprattutto si devono fare delle reti di trasmissione elettrica tali in cui io devo sapere quanto costa l'energia elettrica che prendo ad ogni istante della giornata, in modo che quando c'è molta energia nel sistema tutti la comprano e quando non ce n'è nessuno la compra. Questo è un modo per equiparare diciamo, il fatto che l'energia elettrica, delle volte io se non la immagazzino ne ho troppa o ne ho poca, però insomma si può fare benissimo anche una rete di distribuzione intelligente e si fanno, pian piano si fanno queste cose. Perfetto, la ringrazio anche per questa domanda, ci ha reso tutti molto più ottimisti. E passerei eh, a Roberto Mercadini con una domanda eh, per lei e eh, diciamo al ruolo eh, degli, scr degli scrittori e alle persone eh, della cultura, diciamo, eh, della cultura e dell'arte. Quindi, eh, che ruolo possono avere gli scrittori per aiutarci a diffondere il messaggio e coinvolgere più persone possibile? ma eh, possono avere il ruolo di divulgatori cioè far capire un po' a tutti o comunque a una, una platea molto alt, ampia eh, concetti anche molto complessi cosa cioè, si, si, si può fare perché fa, questo fa parte del mestiere di narratore della persona che traduce in narrazione i concetti no? eh, una volta parlavo con... Un ragazzo che studia, studiava climatologia adesso ormai si è laureato e lui mi diceva: Ma è difficile far capire alla gente certe cose, certi concetti che sono complessi. E io gli ho detto: Ma certo, non è il vostro mestiere, cioè, eh, non è necessario che uno scienziato eh, sia anche in grado di, di, di elaborare no, dei discorsi che arrivino a tutti. cioè, quello. È più il mestiere di un narratore, di un divulgatore, perché ci sono delle tecniche, è un mestiere. È un mestiere. Il narratore è ignorante, cioè non, è, non ha la competenza dello scienziato, però può mettere a servizio degli scienziati la sua capacità di comunicare e la sua capacità di tradurre i concetti complessi in discorsi chiari. E poi c'è una capacità di emozionare di divertire, di sorprendere, che eh, fa sì che un concetto anche complesso non solo lo capisci, ma ti rimane conficcato in testa, perché se io ti spiego una cosa e ti faccio ridere, quella cosa lì poi diventa tua, non te la dimentichi più. Se io ti faccio piegare in due dal ridere, se io ti faccio commuovere finché piangi, non te la, di non te la dimentichi dopo cinque minuti quella cosa. Quindi questo per me è il ruolo... e mi viene da dire la responsabilità che hanno gli artisti della parola, siano essi narratori teatrali, scrittori, eh, divulgatori, eccetera. Ecco, questa è in sintesi. Ok, la ringrazio, è stato assolutamente chiaro. E chiuderei con un'ultima domanda al professor Balzani, dunque. Um, Ossia, esiste un protocollo sanzionario nei confronti dei governi che ignorano la, la sostenibilità ecologico-sociale? E poi la collegherei sempre a un'altra eh, domanda, scusate un attimo che la devo rintracciare, che eh, sarebbe anche come eh, costringere, eh, esortare i politici ad attuare la transizione ecologica che stiamo richiedendo. Avevo dimenticato di attivare l'auto. Dicevo sanzioni niente, nel senso che ci vorrebbe un'autorità rispettata su scala mondiale. L'ONU purtroppo è è forse rispettato, ma non è in grado di fare sanzioni, di dare sanzioni, quindi non c'è niente da fare. Qui l'unica possibilità è mettersi d'accordo il maggior numero possibile. L'accordo sostanzialmente c'è, perché adesso va bene che Trump è riuscito da questo accordo. Ma Biden c'è subito rientrato. Perché poi anche diciamo ogni nazione ha una sua tendenza a voler apparire no? bene e quindi se c'è una nazione che si mette a bruciare combustibili fossili, infiscandosi delle altre, perché poi il problema è questo che la CO2 non è che uno se la produce in Italia e rimane in Italia, sapete benissimo, è un gas e quindi sono fenomeni appunto globali. Quindi ci vuole un accordo globale in mancanza, di, senza sanzioni. L'altra questione è: eh, come si fa a costringere i politici? Eh, verrebbe da dire votando bene, votando bene. Eh, non è facile votare bene, non è facile. Comunque ci si può informare meglio su cosa ha fatto un politico, su che idea ha, eh, e questa direi che è una cosa che bisogna che anche voi. E, e vi affacciate, siete già nella fase dei votanti. Bisogna, eh, asco, la politica è importantissima. Bisogna che ascoltiate quello che dice la politica. Poi naturalmente si, si, si deve criticare quando è il momento, eccetera. però eh, bisogna informarsi molto. Eh, informarsi molto perché è assolutamente necessario. Come dite voi, per voi, certo, per me ormai è poco importante, ma per voi giovani è importantissimo. Che si prendono de delle decisioni forti, decisioni forti. E quindi, salvaguardare il clima, è certamente una di quelle. Io non saprei cosa dirvi, non so, è meglio conoscere i politici locali, cominciare già a, a cercare di influire su di loro, non so, anche qui per esempio. Per far capire come stanno le cose, noi cerchiamo il nostro gruppo Inesia per l'Italia. Ogni volta che c'è un documento, che sia del governo, che sia delle regioni, che sia del comune, interviene e dice quello che si dovrebbe fare. E purtroppo non viene seguito mai, mai, quasi mai. Ecco. Quindi è fatica a farsi sentire i politici, ecco. bisogna che i politici eh, trovino. Cominciano a pensare che ci sono di mezzo anche i voti, quindi se i voti appunto sono rivolti verso l'energia rinnovabile e la transizione ecologica, proprio sta anche attenti perché come dicevo prima, anche la transizione ecologica, a seconda di come la faccio, può avere dei dubbi, quindi bisogna stare molto attenti, sempre vigili. Vabbè, non so cos'altro dire. Capisco, grazie mille anche per questa risposta. A questo punto eh, è giunta l'ora purtroppo di chiudere l'evento. Eh, siamo estremamente lieti e onorati di avervi avuto con noi, professor, eh, professor Balzani scusi, e eh, Roberto Mercadini. Eh, quindi rinnoviamo il ringraziamento ai nostri grandissimi ospiti. Ringraziamo anche eh, gli studenti, i ragazzi e le ragazze, tutte le persone che sono rimaste ad ascoltare anche questo secondo momento eh, dell'evento. Ringraziamo anche tutti i Fridays for Future che ci hanno sostenuto, hanno dato una mano, tutte le persone eh, che sono intervenute. E, e niente, è stato una un bellissimo evento, vi ringraziamo eh, tutti. E... Permettetemi, permettetemi di ringraziare voi, voi, voi vero? perché la vostra azione è importantissima, grazie. Sì, sì, assolutamente. assolutamente. Siamo noi che ringraziamo voi, assolutamente. Ha ragione il professore, sì. Grazie, arrivederci. Bene. <ride> allora possiamo salutarci, direi. Sì, sì, sì. sì, sì. Allora, ci vediamo, grazie. Arrivederci, grazie. Ciao a tutti, grazie mille. Arrivederci.